alla proposta di legge 146 che riguarda un ennesimo slittamento dell'opera che ha contribuito in questo caso alla mancanza di interesse, di manifestazione di interesse dei privati su questo progetto. E questo era un progetto che avrebbe dovuto nella pianificazione della Giunta riqualificare una zona che è area di crisi complessa quale quella di Livorno. Viene evidenziato pertanto che ci sono sì stati degli sforzi profusi dal governo nazionale e regionale, come anche dagli esponenti della maggioranza regionale, per questa realizzazione fortemente voluta della piattaforma Europa, ma che a questo punto poi vediamo che assolutamente si scontrano contro la realtà dei fatti, cioè si vede concretizzare quello che è un totale fallimento di questo progetto. Pertanto sono come noi riteniamo essere degli scenari molto alquanto azzardati. Quindi chiediamo con questo nostro ordine del giorno che si possa impegnare la Giunta affinché vengano svincolati questi fondi regionali, che comunque non sono tanti rispetto poi a quello che è il costo del progetto. Aspetto che finiscano la diretta su Facebook e poi riprendo. Jacopo. Grazie colleghi per l'attenzione. Pertanto, dicevo, chiediamo un impegno da parte della Giunta affinché questi fondi regionali, che comunque rimangono una piccolissima parte rispetto a quello che è il costo finale dell'opera, possano essere destinati in vari progetti di riqualificazione e di potenziamento dello stesso porto che attualmente comunque sono necessari. Cioè si parla di opere che già in precedenza erano state pianificate, erano stati stanziati dei fondi, ma che di fatto poi si sono rilevate essere incompiute, ma che comunque poi i fondi sono stati di fatto spesi e non si capisce come. Chiediamo se è possibile con questi fondi svincolati andare a completare il riempimento delle due vasche di colmata, una esistente e l'altra in corso ancora di esecuzione perché non si sono consolidati i sedimenti, e ne chiediamo per questo tipo di interventi appunto che ci possa essere questo completamento di questa parte di consolidamento. Chiediamo che la stessa vasca numero uno della vasca di colmata, delle due vasche di colmate venga sia pavimentata, e che la porzione della vasca numero 2 ha anche questa necessità, oltre al consolidamento, anche di essere pavimentata, perché quello era un progetto, c'era anche la realizzazione che noi chiediamo del nuovo scalo ferroviario che debba essere appunto a servizio del nuovo termine dei container e della viabilità di accesso al suddetto molo sud della Darsena fluviale e della superficie del molo sud, che a questo punto avrebbe una superficie complessiva di circa 108 ettari. Chiediamo che questi fondi vengano indirizzati verso la realizzazione dei collegamenti viari e ferroviari del nuovo terminal container, quello che dovrà poi un domani eventualmente coprire la piattaforma Europa, evitando così di avere magari un'opera quasi completata, ma ci crediamo poco, e non avere i collegamenti ancora completati come lo abbiamo tuttora, nonostante anche l'ultimo inaugurazione di una tratta che è stata fatta ieri. Chiediamo la realizzazione della Darsena fluviale, la chiusura del varco di accesso al canale di Navicelli nella Darsena toscana, quindi quello che è appunto la soluzione di un problema annoso da tanto tempo che riguarda le porte vinciane. Chiediamo che questa opera venga eseguita perché possa poi essere completato il nuovo ponte girevole sulla strada statale 244 che va sul Calambrone. E chiediamo poi, questa è anche un'altra delle opere che potrebbe dare un ulteriore sviluppo alla Darsena toscana, ricordo un progetto ormai vecchio di quasi 50 anni, la realizzazione della resecazione della testata del molo degli alti fondali della calata Salvatore Orlando. Questo, insieme al parziale tombamento del bacino Firenze, permetterebbe una manovra più agile alle navi portacontainer, che sono già abbastanza grandi, che possono comunque sopperire alla necessità e allo sviluppo del porto di Livorno, e pertanto non è necessario ulteriormente costruire una piattaforma Europa per noi realizzabile, dove poi dovrebbero attraccare delle navi, mega navi portacontainer,
che l'unica azienda, una delle aziende che ha pensato di progettare e pianificare il proprio futuro su questo indirizzo, ha visto miseramente fallimento. Mi riferisco a Langjin, una delle società di navigazione sudcoreane. Finisco con questo di presentare il secondo ordine del giorno, Presidente, se me lo consente, e riguarda quello della proposta di legge 146, che vede praticamente un sostegno da parte della Regione Toscana all'industria del gruppo Solvay. Questo sostegno, uno dei tanti, uno che va a sommarsi a già diverse volte nel quale c'è stato dei tipi di interventi da parte della Regione abbastanza importanti, si parla anche di interventi, gli ultimi di 20 milioni, 19 milioni, si arriva anche ad avere quelli che sono relativi ad impegni che riguardano la Solvay di 223 milioni, il più consistente. Nel caso specifico, in questa proposta di legge, si prevede uno sconto di 550 mila euro all'anno nei confronti del gruppo Solvay per quanto riguarda le imposte regionali, e sono relative ad un periodo che copre 10 anni, quindi si parla di 5 milioni e mezzo di euro. Noi chiediamo che ci debba essere, con questo è anche una delle proposte di legge, delle proposte che noi chiediamo di modificare la legge, perché non diciamo solo no, vorremmo anche che ci fosse una proposta nostra per una soluzione a quelle che sono le problematiche occupazionali e quelle delle ambientali del territorio. Noi riteniamo che sia indispensabile procedere a una graduale transizione dell'attività del gruppo Solvay. Non ne chiediamo la chiusura immediata. Noi chiediamo che ci sia questa transizione, questa nuova direttiva, questo nuovo progetto, questa nuova meta che porti verso un'economia circolare, che possa appunto tutelare sia l'ambiente e prefigurare anche quello che ci possa un livello minimo di pericolo per la salute dei cittadini. E per questo chiediamo che sia impegnata la Giunta a rivedere tale agevolazione fiscale che viene considerata, sostituendola con l'impegno della Regione ad erogare uguali finanziamenti. Non è che diciamo non te li diamo più, te li diamo, ma chiediamo che questo sia vincolato a un impegno da parte della Solvay per favorire dei progetti di ricerca e di sviluppo di materiali biocompatibili, così come per il loro utilizzo in sostituzione di materiali inquinanti ed inorganici. Tutto per raggiungere, appunto, come dicevamo prima, un obiettivo di economia circolare e di salvaguardia dell'ambiente. Grazie, Presidente.